vecchio adagio chi più spende meno spende si trasforma per Dacia in più ricco l'allestimento, maggiore la convenienza. Sembra un paradosso, ma in realtà è la formula del successo del marchio del gruppo Renault. Parliamo di Dacia e vogliamo scoprire qual è il segreto dietro un successo che continua da 10 anni. Perché Dacia, agli occhi dei meno attenti, dei nostri telespettatori che non conoscono il marchio, è conosciuto come un marchio che lavora sul prezzo. Poi però scopriamo che tra l'80 e il 90% dei clienti Dacia scelgono le versioni negli allestimenti più alti. Ci puoi spiegare questa cosa che può sembrare un paradosso? Confermo, siamo sull'80-88% di versioni alto di gamma vendute ai nostri clienti, dunque la gente si rende conto che più compra in alto più ci guadagna. Intanto la formula magica di Dacia sono 4 elementi, intanto il prodotto che è fondamentale, la qualità Renault, perché ricordiamoci che queste vetture sono delle Renault, abbiamo gli stessi motori, abbiamo la stessa componentistica, abbiamo l'expertise 4x4, stessi test, dunque veramente la qualità per noi è forse il primo elemento. Il prezzo, che era il primo elemento prima, rimane molto importante, ma direi più il valore dell'offerta, visto che in questo caso con la Brave noi continuiamo a stupire, aggiungiamo sempre equipaggiamenti, però quasi riducendo i prezzi. Abbiamo il terzo punto, che è una comunicazione semplice basata sull'acquisto intelligente, perché non vogliamo più parlare di low cost, è una terminologia che abbiamo bandito al nostro dizionario, parliamo di acquisto intelligente, proprio di comprare valore, è come comprare un oggetto che manterrà un valore nel futuro. Quarto elemento è chiaramente la rete che è la stessa di Renault e dunque capillare, motivata, perché questo è un marchio alla moda che rimane alla moda e rimarrà alla moda ancora per tanto. Hai accennato a Brave, parliamone un po' di più visto che debutta nelle concessionarie proprio questo weekend e diciamo che se l'appetito del cliente viene mangiando, alzate ulteriormente l'asticella, un nuovo top di gamma per Dacia. La formula magica diventa super magica con Brave perché è una gamma, è una serie trasversale, dunque su tutta la gamma e c'è più sostanza, più design ad un prezzo veramente irrisorio, dunque la formula Dacia è ancora più vincente. Abbiamo un design esterno rinnovato con questo look crossover, schia anteriore e posteriore, abbiamo questi nuovi fari, questa nuova griglia che gli danno una personalità decisamente più robusta. All'interno abbiamo questo color rame che viene ripreso un po' sui vari elementi tra bocchetta di reazione, cruscotto, portiere e via dicendo. Abbiamo dei nuovi sedili con un nuovo materiale, abbiamo il soft feel sul volante, dunque qualità percepita migliorata. Dunque tanto equipaggiamento anche in più, la vettura diventa ancora più tecnologica perché viene costruita appunto sulla Stepway per tutta la gamma, escluso Duster su Laureat, ma sono sempre dei livelli di allestimento alto di gamma e come dicevi tu prima con Brave arriviamo ancora più in alto e a un prezzo ancora più interessante perché sulle versioni Stepway aggiungiamo 600 euro di valore e lo paghiamo solo 100 euro in più, 100 euro in più di listino, con un valore per i clienti di 500 euro secchi. Su Duster, basata sulla Laureat, sono 2100 euro il valore di quello che aggiungiamo rispetto alla Laureat e il cliente paga solo 1100 euro, dunque qui il vantaggio per il cliente è di 1000 euro, veramente prezzi notevoli.